Eccole le nuove opere di Land Art che impreziosiscono il Bologna Montana Art Trail, il sentiero ad anello lungo 100 km che attraversa i comuni di Loiano, Monzuno, Monghidoro, Monterenzio e San Benedetto Val di Sambro. Una galleria a cielo aperto che l'anno scorso ha visto l'installazione delle prime 5 opere: il Lupus Luianes, le colonne della memoria, i soffioni, San Giorgio che uccide il drago e Moccus, il cinghiale celtico. Vi mostriamo ora le prime 5 opere delle 10 di questa estate. Sono questo colossale uomo di 7 metri di altezza a Scanello, l'istrice di Loiano, l'aquila di Monghidoro, le gocce di Monte Bibele e il tritone sull'Alpe di Monghidoro. Conosciamo gli artisti che le hanno create in attesa di vedere le prossime 5 opere. Si chiama la simbiosi, cioè il dialogo fra la natura e uomo, uomo e la natura. Siamo qua per vivere insieme nell'armonia e nel rispetto reciproco, diciamo, no? Perché un po' noi adesso abbiamo dimenticato di rispettare la natura. È bello di rispettare la natura, di dialogare con lei, di fare delle cose per lei, così viviamo anche noi meglio. Alla fine avrà 7 metri. Adesso quella che vediamo è solo prima parte. L'uomo con le braccia alzate verso il cielo, che sarà composti dalle mani, parlo delle mani, di 2 rami di 3 metri, cioè l'uomo avrà 4 metri più 3, 7 metri. I volumi saranno più stilizzati, più semplificati, diciamo, perché non è importante l'anatomia qua, è importante 2 o 3 reperi e poi lasciare la forma di volare verso l'alto. Questa è la mia idea, di alzarsi con tutta la composizione. È un legno di Douglas. Douglas è un legno molto profumato, molto resistente nell'esterno. Si lavora abbastanza bene, però non puoi lasciare, come dicevo prima, il tronco intero. Si deve sezionare e reincollare per non avere dei problemi con le spaccature in futuro. Fino adesso ho fatto solo 3 giorni di lavoro. Penso che ancora 4 e finiamo il lavoro. L'uomo in simbiosi con la natura si può ammirare a Scanello, frazione di Loiano che guarda verso la Valle dell'Idice. Ci spostiamo ora in Pineta a Loiano, dove il trail incrocia i sentieri della Bologna Montana Bike Area per incontrare l'istrice. Abbiamo vinto tutto, la location migliore che potessimo desiderare. Ci hanno commissionato un'istrice perché ci hanno raccontato che è uno degli animali che si vede di più da queste parti e noi abbiamo accettato volentieri perché lo troviamo un animale molto simpatico. Siamo arrivati lunedì, abbiamo cominciato lunedì pomeriggio e finiremo domani, quindi poco meno di una settimana direi. E avremmo sperato un po' di più perché sarebbe stato bello riempirla tanto, però va benissimo così. Principalmente abbiamo partecipato ad un festival della nostra regione che si chiama ESON, Arti nella Natura, e abbiamo realizzato credo 3 opere insieme. L'ultima era sempre con questa tecnica, cioè con uno scheletro di nocciolo e un riempimento in salice e altri materiali che troviamo sul posto. Avevamo realizzato un Nautilus grande più o meno come questo istrice. Devi fare in modo che il materiale appunto possa sopravvivere il più possibile al tempo, ma sappiamo benissimo che prima o poi l'opera tornerà alla natura, collasserà, però è anche il bello un po' di questo approccio all'arte e a questo tipo di pratica, perché comunque ci ricorda insomma che nulla è per sempre e alle volte bisogna anche abbandonare il vecchio per dare spazio al nuovo. Gli animali sono comunque l'arte più figurativa è comunque molto richiesta, perché comunque più immediata e più facilmente riconoscibile dai più. E quindi diciamo cerchiamo di alternare un po' tra qualcosa di figurativo e invece qualcosa magari più personale e sia anche un po' più astratto dove possibile.
Con le ali spiegate guarda fiera la valle dall'alto del Castellaccio, là dove un tempo sorgeva un maniero. È l'aquila di Monghidoro, simbolo che ritroviamo anche nello stemma comunale. Ha una bella cornice dietro, quindi penso che quest'aquila si sentirà a proprio agio. Questo animale così maestoso che è solito volare in alto nei cieli e raggiungendo quasi il sole, infatti sono andato a ricercare come l'aquila in qualche maniera venga accomunata al sole, perché rappresenta comunque l'elevazione verso lo spirito in qualche maniera, anche il trionfo del bene sul male, un animale che si nutre di serpenti che rappresentano le tenebre. È una costruzione realizzata con rami trovati qua nei boschi, una struttura ahimè in ferro che ho dovuto fare perché in questo luogo i venti tirano molto forti e quindi tecnicamente era necessario costruire qualcosa che desse più stabilità all'opera. È stato un lavoro intenso, siamo stati bene qua, ben accolti. È stata una bella sfida perché un volatile che sta appoggiato sulle sue zampe e deve sostenere tutto il peso e soprattutto l'esposizione al vento. Il bello di questa tecnica è che solitamente noi artisti arriviamo nei luoghi dell'opera e ci guardiamo attorno, cerchiamo di scoprire come poter utilizzare al meglio i materiali che ci sono e quindi assemblando realizziamo queste forme. Poi negli ultimi anni devo dire che la tendenza dei soggetti è sempre di più legata a qualcosa di figurativo, di riconoscibile. A noi piace anche semplicemente sviluppare delle forme, ecco, un po' più fantasiose. E abbiamo fortemente voluto che qua, sul posto più alto del capoluogo, quindi di Monghidoro, ci fosse, svettasse nel cielo di Monghidoro questa aquila, che è l'aquila che abbiamo nello stemma del nostro comune. E quindi abbiamo pensato che qua fosse il luogo nel quale quest'aquila potesse veramente rappresentare il nostro comune in un'opera meravigliosa realizzata magistralmente da un bravissimo artista, e sarà meta di tanti visitatori che potranno ovviamente godere e fruire di questa bellissima opera, di tutto il parco del Castellaccio, ma anche del centro storico, per dare una mano anche alle attività locali. A Monte Bibele, presso l'area archeologica, incontriamo Emanuela, che con pazienza colora il bosco con le sue centinaia di gocce in terracotta. Al fenomeno della pioggia, questa è un po' l'idea, no, che mi piacerebbe rappresentare. E ho pensato di farle in terracotta, queste gocce, perché è un po' la terra che ritorna sotto forma di pioggia, no? Quindi c'è questo discorso un po' ciclico e questa caduta di gocce di terra, come se evaporasse la terra e si ritrasformasse poi in forma di goccia. Questa è un pochino l'idea, quindi è un materiale bello, naturale, che mi piace tanto, che mi ha preso tantissimo tempo tra l'altro per modellarlo, perché sono tantissimi pezzi, ma proprio tanti. Non so, ma ne ho fatte un migliaia perché non sapevo bene il luogo, sai, prima di venire qui, no? E quindi nel dubbio a quel punto dico va bene, faccio tanti, poi magari ne userò la metà, non lo so, insomma meglio in più, che dopo non ho modo, no, lì di averne di più, quindi ho preferito farne diverse. E niente, insomma, mi piaceva l'idea di occupare poi questo spazio, no, che è molto aperto, molto bello, che si vede anche venendo così dalla strada, quindi creare un po' un effetto, come posso dire, pure un pochino, diciamo un po' onirico anche, no? Un po' magico, questa è un pochino l'idea poi di fondo, ecco. È un bel posto, devo dire, questa parte qui verso il Bologna non l'avevo mai vista, quindi insomma devo dire è molto molto bella. Sono fondamentalmente scultrice, quindi l'argilla l'ho sempre lavorata, però questo tipo di lavoro solitamente io quando vado, diciamo, a fare un lavoro di arte nella natura tendo a utilizzare i materiali anche che trovo sul posto, no? O comunque improvviso, se ci sono delle cose magari da recuperare eccetera, mentre in questo caso, diciamo, le ho lavorate a studio, insomma a Roma, le ho preparate prima perché poi vanno cotte, no? Ci sono una serie di passaggi, metti il gancetto, insomma una serie di, c'è una parte molto artigianale di quest'opera. Il progetto è Pioggia Sonora, perché l'idea è appunto che un pochino si toccassero queste gocce, però
È da vedere, insomma, questo. Quanto sarà sonora, non lo so, magari solo visivamente, probabilmente sarà più da un punto di vista visivo. Quindi vediamo, ecco, è tutto in fase un po' anche di improvvisazione, perché comunque bisogna anche relazionarsi al luogo, no? In fondo, prima di venire qui non sapevo esattamente com'era il posto, per cui avevo ipotizzato varie soluzioni, no? Per installare il lavoro, e ho iniziato ieri, no? A vedere un po', a pulire pure, perché era pieno di rovi, c'era di tutto qua. È terapeutica da un certo punto di vista, è la ripetizione dei gesti. Questa nella cultura contadina, le culture. La ripetizione del gesto, del taglio della falce, del taglio del legno, ripetuta all'infinito, crea un'intelligenza nelle mani. Hai una sensibilità particolare sia col materiale, sia con ciò che sta attorno al materiale, come è fatto, come è passata la stagione, la durezza. E questo crea uno stato mentale molto interessante, dove cominci a riflettere, a svagare con la mente, a pensare anche alle tue cose, ai tuoi affetti, al rapporto tuo con... È una forma di meditazione. E non è un lavoro, sembra, è un lavoro faticoso a livello fisico, ti consuma, ho le mani che mi fanno male, ho i tagli dappertutto, ma non è un lavoro che ti affatica la testa la senti leggera. Ed è uno di quei valori di cui oggi dobbiamo rimparare ad avere, con gli stimoli del digitale, con la frenesia di questo mondo che abbiamo, il fatto di trovare dei momenti in cui la testa è libera e può semplicemente stare bene con se stessa, con l'ambiente. Qua, come fai a non stare bene qui? È qualcosa di cui abbiamo sempre più bisogno come società. L'opera di David è questo enorme tritone che accoglie i viandanti in transito all'Alpe di Monghidoro. Il soggetto questa volta mi è stato commissionato dalla direzione artistica, dal comune di Monghidoro. E il riferimento all'uomo anfibio credo faccia riferimento a una specie endemica di tritone alpestre che è tipico di questa zona e che si trova in quest'area. Portare l'attenzione anche su soggetti e tematiche naturalistiche è uno degli obiettivi di questo genere di interventi artistici nella natura, cioè degli interventi dove l'arte non è di per sé il soggetto e unico accentratore, ma serve a creare una dimensione ulteriore di interpretazione del paesaggio che ci sta attorno. In questo caso un paesaggio di impronta alpina, anche se ci troviamo negli Appennini, che per me che vengo dal Friuli fa strano e fa piacere riconoscere questi ambienti un po' anche familiari per noi. E il tema degli anfibi è un tema importantissimo perché sono degli indicatori ecologici fondamentali al giorno d'oggi che ci raccontano della qualità delle acque, della qualità dell'aria e dell'ecosistema che sta attorno, della biomassa che sta attorno a loro. E il fatto che qui ci siano ancora queste specie endemiche ci racconta del valore ambientale di questo luogo, oltre che oltre ad essere una risorsa di turistica, di benessere sportivo e di benessere psicologico. La gente in questa settimana che sono stato qui viene per starci bene. Andando sulla realizzazione, che legni sono? Quando mi hanno chiesto di realizzare quest'opera, è stato chiesto di creare un'opera grande, cioè il soggetto deve essere un tritone, deve essere grande. E non sapevo bene che materiali c'erano, dunque ho portato buona parte, la parte del torso, la parte superiore, sono legni che arrivano dal mare, raccolti nella spiaggia lungo il litorale friulano. I legni del mare hanno la caratteristica di diventare molto duri, oltre ad essere molto contorti, perciò essere particolarmente evocativi per creare elementi anatomici. Mentre la parte di anfibio è realizzata una struttura con legni grossi, parte di mare, in parte di qui, e in parte con materiali locali, nocciolo, per creare questa trama un po' liquida, e pezzi di faggio per creare questa peluria che crea questa transizione tra la parte umana e la parte anfibia. Curo questo festival da 16 anni, si chiama Aeson Festival,
che ha proprio l'obiettivo di raccontare la natura in maniera alternativa, perciò anche opere di land art, sviluppo di performance, teatro, musica, eventi in natura, tutti caratterizzati da una ricerca sulla sostenibilità ambientale di questi eventi, su come possiamo vivere la natura ma in modo sostenibile, senza essere impattanti, senza deturparla. Una caratteristica di questo genere di arte è anche il fatto che è un genere di arte che ci racconta anche un po' della permanenza breve che abbiamo in questo mondo, cioè queste opere sono fatte con materiali naturali raccolti dal bosco, già spesso molte volte già morte, e sono destinate a durare un tempo relativamente limitato. Non sono le sculture in bronzo, in marmo del passato che restavano per secoli e secoli e che hanno riempito il mondo di oggetti e di cose, lasciando anche poco spazio alle nuove generazioni. L'intento anche di queste opere, la volontà è di dire usiamo l'ambiente, viviamo l'ambiente in modo naturale, lasciamo lo spazio per le nuove generazioni. Quest'opera fra 2 anni, 3 anni, quello che il tempo vorrà, se ne andrà e lo spazio sarà di nuovamente libero per qualcosa di nuovo. Questa è un'area di grande pregio naturalistico e paesaggistico, ma nella quale si stanno anche dirigendo molti flussi turistici e di visitatori, di camminatori, di bikers, perché questa è una delle zone della Bologna Montana Bike Area, molto molto fruita da tutti i camminatori e anche dai ciclisti, e quindi è un luogo che per noi rappresenta veramente una grande attrattività dal punto di vista proprio anche turistico e ricettivo. E sicuramente questa opera, che rappresenta il nostro Lago dei Tritoni e anche il nostro Triton Park, il percorso acrobatico sugli alberi che può essere fruito sia dagli adulti che dai bambini, e si chiama Triton Park perché è proprio vicino a questo laghetto nel quale sono da tantissimi anni ci sono i nostri tritoni alpini che connotano proprio questa area ricca di biodiversità e quindi anche di rispetto. Il fatto che i tritoni siano qua vuol dire che è un'area pulita, sana, salubre, e quindi gli dobbiamo tanto rispetto, come dobbiamo tanto rispetto all'ambiente, alla natura che ci circonda e che rende grande il nostro comune comunque, perché è quello che rende forte il lancio turistico, soprattutto dell'outdoor, che sta veramente raggiungendo dei numeri molto importanti anche a Monghidoro.